chiediamo all'assessore di prendere la giusta soluzione adatta a noi, visto il periodo di crisi dopo il Covid, sarebbe proprio un'ulteriore stangata. Sono preoccupati gli ambulanti del mercato cittadino venuti a conoscenza di un cambiamento imminente a causa dei lavori da eseguire sul tetto di una palazzina in corso Matteotti all'altezza della Mimo. Diverse bancarelle dovranno essere spostate, dove la decisione definitiva non è ancora stata presa, ma le proposte del comune le ritengono penalizzanti. Vorrò restaurare questo palazzo e mettere un'impalcatura con una profondità poco più di un metro, però per questa impalcatura ci hanno proposto di spostarci in una piazza dopo la pescheria, che sarebbe come stare a casa, e noi abbiamo proposto altre soluzioni che andavano bene anche all'ufficio commercio, ad esempio di stare arretrati di 2,5 metri con un banco di pochissima profondità o salire sul marciapiede, però all'assessore sembra non vada bene e ci voglia spostare dall'altra parte. Cosa alla quale ci opporremo in tutti i modi. Un'altra proposta che abbiamo avanzato, prosegue Simone, è stata quella di spostarci all'altezza dei Gabuccini, sempre lungo il corso principale della città, ma anche lì, ci racconta, sembra che non vada bene. Invece Piazza Avveduti per gli ambulanti è fuori discussione. Perché secondo voi Piazza Avveduti non risolverebbe questo problema? Perché andare lì è come stare a casa. Stai a casa, risparmi i soldi della benzina. Non ci sarebbe passaggio? Non si fa niente, lo dico per esperienza, perché io ho avuto una spunta a Fano e conosco tutti i posti sia della piazza che del corso. Sa già per quanto tempo dovreste subire, tra virgolette, questo spostamento? Sembra che sia un periodo di 4 mesi, quindi se fossero state 2 settimane il sacrificio si faceva, ma 4 mesi non si può. Quindi siete tutti d'accordo su questo? Tutti d'accordo e sul piede di guerra. Visto l'appello lanciato all'assessore alle attività economiche produttive, Etienne Lucarelli, dopo l'intervista lo abbiamo contattato. Nel giro di 10 minuti è arrivato sul posto per ascoltare le richieste degli ambulanti. Quale situazione si può prospettare? Ma sicuramente dobbiamo concedere soprattutto al privato che ha necessità di fare i lavori nella sua casa, di poterli fare, di mettere tra l'altro in sicurezza la casa che ha dei problemi al tetto, quindi c'è una riparazione da fare. In tutto questo sappiamo che oggi è preponderante il rispetto di tutte le normative Covid e le distanze, sappiamo anche che una zona come questa dei Giardini Amiani, una zona pregiata, sappiamo che i giardini non possono essere utilizzati per fare questo tipo di attività. E quindi il confronto è sempre opportuno e lo è stato anche questa volta, perché stiamo cercando di capire se potergli far rimanere nello spazio con il rispetto delle norme e quindi stringendo di parecchio il loro banco, oppure dovremo trovare un'altra zona della città per far sì che possano comunque continuare a lavorare. Siamo stati i primi a far partire il mercato nella città, quindi ci teniamo a far sì che tutti possano lavorare, ma ovviamente il rispetto delle regole, il rispetto della città rimane la cosa principale.